Questa costruzione nasce da una precisa presa di posizione filosofica, se si vuole, cioè dall'idea appunto che si viva per frammenti, che si sia composti di frammenti, che le cose davvero significative della biografia individuale siano poche e che si sia come tutti. Alla fine questo è un libro di poesia lirica che cerca di decostruire la forma lirica classica usandola, non oltrepassandola per ricercare una forma di poema narrativo, poema saggistico, ma assumendo la biografia e cercando di decostruirla, di oltrepassarla. Fino ad una certa data, ho cominciato a scrivere poesie come molti, relativamente presto, e ho avuto la fortuna, forse posteriore la sfortuna, di essere pubblicato presto nei Quaderni di poesia contemporanea di Franco Buffoni nel 1992. Le poesie che scrivevo in quella fase, tra la metà degli anni 80 e l'inizio degli anni 90, erano molto diverse da queste, come se io avessi avuto due vite di scrittore. E la caratteristica di quelle poesie, alcune delle quali sono state riscritte e inserite qua, non parlo. La caratteristica di quelle poesie era il rifiuto sistematico, ostinato, di dire io, in modo diretto. Quando nel 97 ho ricominciato a scrivere poesie, l'ho fatto assumendo la prima persona, cioè rendendomi conto che quella dimensione non era oltrepassabile. Questo non perché io voglia raccontare una biografia privilegiata o perché creda che ci sia, che l'io sia, per dirla con Walter Sitti, laboratorio di qualcosa. L'ultimo romanzo di Walter Sitti trova una riflessione molto interessante sul fatto che l'io ormai non è più il laboratorio di alcunché, lo penso allo stesso modo. E tuttavia, sebbene questo io si riconosca come improprio, cioè fatto di frammenti altrui che non appartengono a me, che non hanno alcuna singolarità o differenza, tuttavia da questo io non si può uscire, cioè sia un'esistenza, sia un destino, sia un nome proprio, sia una data di nascita, sia una data di morte, questa è la nostra unica proprietà. Dobbiamo assumerla. Questa è stata la scelta che è alla base della scrittura del libro, che poi si declina anche in termini politico-culturali più ampi, magari ne parliamo più avanti. Hai toccato molti punti della tua raccolta e anche molte tematiche che compaiono, proprio emergono dalle poesie. In particolare mi volevo concentrare un po' per definire e chiudere il discorso della solitudine, su questa tua osservazione sull'io che non è un io privilegiato, ma un io come tanti. Quindi l'esperienza che solo in qualche caso è veramente significativa e che produce una singolarità reale, e il resto, diciamo, rimane alla portata di tutti, un qualche cosa che accomuna tutti. Eppure in questa, diciamo, universalità della condizione dell'io, ciò che persiste veramente è appunto questo sentimento della solitudine. Quindi com'è possibile conciliare questo sentire l'universalità, ma allo stesso tempo questo sentirsi continuamente soli? E butto lì anche la seconda domanda, magari rispondendo in due tempi diversi. Hai toccato anche il tema della poesia contrapposta alla poesia in prosa, e vorrei concentrarmi sull'aspetto formale, no? Parli di questa rottura e questa necessità di uno spazio anche filosofico della riflessione. Concentrandomi anche sulle parole che utilizzi nelle poesie in prosa, parli di eventi irreversibili che accadono, e accadono sempre nelle poesie in prosa e sempre più verso la fine, verso la tua assunzione di un significato più maturo della vita e forse anche della poesia. Ecco, questo ha a che fare anche con il prendere piede di queste poesie in prosa, quindi di questa rinuncia al verso invece, quindi il
qualcosa che può tornare indietro e che può ricominciare. Ti ringrazio per le due domande che colgono punti importanti, strutturali del libro. Comincio dalla prima. Com'è possibile tenere insieme l'elemento di solitudine che attraversa la visione del mondo espressa in questo libro e l'idea stessa che questo sia un libro, sia una forma di espressione, quindi si rivolga a qualcuno, non si scrive per se stessi, e l'idea di scrivere per se stessi è la foglia di fico più sottile che gli scrittori mettono davanti a sé, cercando di nascondere quello che è palesemente falso. Ogni atto di comunicazione scritta che entra poi in un circuito istituzionale, come quello della pubblicazione, è una richiesta di comunicazione. Io credo che ci sia un elemento che non è solo mio nella dialettica tra assunzione della solitudine singolare e coscienza che gli altri sono a loro volta una solitudine singolare. Io credo che questa dialettica, che non conosce conciliazione vera, ma conosce il proprio porsi come domanda aperta, richiesta aperta, sia una delle strutture profonde della nostra condizione contemporanea. Condizione che è segnata da un lato dagli allargamenti dello spazio dell'individualità, la condizione moderna in generale e ciò che è accaduto negli ultimi decenni in particolare possono essere lette come una colossale e globalizzata esplosione dell'individualità, dei diritti dell'individualità, del diritto di dire io, del diritto di esprimere se stessi, del diritto di essere se stessi, tutto quello che filosofo canadese Charles Taylor chiama con la categoria di espressivismo, cioè essere se stessi e esprimere se stessi, be yourself, express yourself, slogan della comunicazione di massa e titoli di canzoni. Quindi da un lato si ha l'esplosione della singolarità e dell'individualità, pensiamo ai social networks, fatto che miliardi di persone hanno il loro spazio, i loro kilobyte su Facebook, all'interno dei quali esprimono se stessi per gli altri. Però a fianco di ciascuno di questi spazi ve ne sono miliardi di altri che fanno la stessa cosa. Ciò che succede è che parallelamente all'esplosione del diritto a dire io, a esprimere se stessi, ad essere una singolarità, a vivere la propria vita, i contenuti comuni che tengono insieme gli esseri umani si polverizzano. O meglio, da un lato si assiste alla globalizzazione di alcune mitologie aggreganti, che però in realtà non sono di nessuno, se non delle grandi forze sovraindividuali che cercano di aggregare individui in flussi, correnti, tendenze, mode, eccetera. Però alla fine il contenuto che tiene insieme gli individui si svuota profondamente e alla fine ci si ritrova come spazi singolari che stanno accanto ad altri spazi singolari senza poter davvero condividere qualcosa. Non credo che questa condizione sia solo mia, credo che che questa condizione sia condivisa. Mi sembra di vederla riflessa in fenomeni della nostra epoca. C'è un racconto di Carver, molto bello, che termina, anzi, andrebbe raccontato. Si racconta di alcune persone che lavorano tutta la settimana e poi fine settimana hanno programmato di andare a pescare. È il loro momento di vita, di condivisione, di
svago, di divertimento, aspettano tutta la settimana quel momento lì. Vanno a pescare in compagnia degli amici e a un certo momento, mentre stanno pescando, sul fiume in cui si trovano vedono passare il cadavere di una ragazza. Lo fermano, lo impediscono che la corrente lo porti via e, poiché la ragazza è già morta, continuano a pescare. Tanto non possono fare niente. E naturalmente questo, quando viene raccontato poi a casa, quando queste persone tornano in famiglia, suscita lo scandalo di una delle mogli di questa persona che è andata a pescare e che dice al marito, al compagno, non ricordo quale sia il loro statuto, ma come, non avete fatto niente? La persona in questione non vede il problema, cioè preso dalla propria monade in cui le cose hanno senso in quel modo e dal suo punto di vista hanno senso, non ha visto che esisteva un'altra vita morta davanti a sé ed esistevano altri punti di vista su quello stato di cose altrettanto legittimi, punti di vista per i quali quell'azione che lui aveva compiuto all'interno della propria sfera di senso perfettamente sensata risultava perfettamente insensata. E lo straordinario talento di Carver è nel mostrarci, consiste nel mostrarci la compresenza di questi punti di vista. All'interno del racconto di Carver si trova questa considerazione gnomica, sviluppata da uno dei suoi personaggi. I suoi personaggi non sono mai degli intellettuali, arrivano a queste riflessioni partendo da esperienze semplici. E dicono, la verità è che oggi a nessuno importa più niente degli altri e due, nulla ha più veramente importanza ormai. Cioè, esistono sfere di senso singolari, perfettamente sensate, che coesistono accanto ad altre sfere di senso singolari perfettamente sensate senza che si trovi una condivisione vera tra questa doppia singolarità. Questa condizione credo che sia davvero interna allo Zeitgeist, allo spirito del nostro tempo. Che cosa deve fare la letteratura davanti a questa condizione? Non può risolverla, non c'è via d'uscita. Ciò che può fare è mostrarla nell'attimo in cui la si mostra bene, si crea uno spazio di riconoscimento. Non mi illudo che questo spazio di riconoscimento sia un reale spazio di condivisione, però lo spazio del riconoscimento di qualcosa di comune, come se potessimo condividere l'impalcatura, la forma della nostra condizione, ma non i contenuti, cioè la forma del nostro essere individui che hanno una sfera di senso individuale perfettamente comprensibile al proprio interno, perfettamente legittimo al proprio interno, che convivono con altri esseri, la cui forma mentale è la stessa, ma i cui contenuti, i cui desideri, i cui valori sono completamente diversi. E questo doppio piano di vicinanza nella forma e distanza nei contenuti che mi interessava mostrare. Questo è un libro freddo, è un libro che non vuole indicare una via d'uscita, non ha vie d'uscita costruttive da proporre, ciò che può proporre è una ricognizione di questo stato di cose. Non ha una direzione da indicare, perché io non credo che questa contraddizione sia oggi oltrepassabile all'interno della nostra forma di vita. La nostra forma di vita è costruita così, e il compito della letteratura è rappresentarla.